iscritta a parlare. È con noi Emanuela Fanelli. Io vorrei raccontarvi una storia. Ci sono due protagonisti, un uomo e una donna. Si sono lasciati. Ma il nostro lui, una sera, mentre cena con un'altra, a un certo punto si accorge di pensare ancora alla nostra lei, quella di prima. Perciò riaccompagna velocemente a casa questa dell'appuntamento e se ne va in giro a cercare il suo vero amore, percorrendo le strade di una città troppo grande per permettergli di incontrarla. Fine. È finita così. Non so se vi sembra già sentita, penso di sì, perché è "E penso a te", Mogol e Battisti, no? Io lavoro e pensate, vabbè, sappiamo tutti, che è una canzone bellissima. E quanto è bello ascoltandola identificarsi ora nel lui dedicante, ora invece nella lei musa ispiratrice. Io mi rivedo molto nella lei della canzone. Lo so, dai, vabbè, succede così con la musica. No, però, no in quella pensata, ripensata, cercata, ricercata, che poi... tutto st'amore, se manco l'indirizzo t'ha dato, fattela una domanda. Comunque, no, non è lei che attira la mia empatia. È l'altra. È quella che ci esce a cena con questo. Che, non lo so, io me la immagino, magari sarà stata anche emozionata, no? L'emozione è quella carina del primo appuntamento, che non lo so, magari ci avrà messo un'ora a scegliere cosa indossare, si sarà fatta consigliare dalle amiche, che faccio, mi metto il vestitino troppo frufru, i pantaloni troppo sportiva, si sarà tolta i peli financo. Ma lei non conta. Quando si sente la canzone non ci si pensa alla tristezza infinita e profonda della serata di questa donna che è uscita tutta carica magari e poi si ritrova a casa alle 10 ancora col boccone sullo stomaco. E io la vedo proprio che davanti allo specchio frastornata si annusa le ascelle, si guarda tra i denti e nei giorni successivi non mancherà di chiedere a una persona di fiducia: "Oh, ma te prego, dimmi la verità, non m'offendo. Ma me puzza l'alito, dimmelo, non me mannà in giro così." Ecco, comunque a lei non ci si pensa mai, perché non conta nulla. La sua è una piccola storia, uno sfondo trascurabile, anche un po' fastidioso rispetto invece alla grande storia d'amore che il nostro ego meraviglioso sente più vicina. Alla fine della fiera è la sua esistenza ad essere assolutamente trascurabile. Come il cerbiatto di Biancaneve, identico. Oddio, qual era? A strega, i nani, a mela? Ecco, infatti, il cerbiatto è quello che il cacciatore uccide per prendere il cuore da portare alla matrigna al posto di quello della nostra intoccabile eroina. Ecco, questo cerbiatto, no? Se ne stava nel bosco, per i fatti suoi, a cercare le cose che se mangiano i cerbiatti. Zac, morto. Perché? Perché Biancaneve doveva trovare il principe e fa la badante a 7 vecchi di mezzo metro, perché per questo è morta sta povera bestia. E questo cerbiatto magari aveva una vita sua carina, interessante, magari era un amicone, gli volano tutti bene nel bosco, o magari così, dignitosa, e nessuno se lo ricorda mai, giustamente, perché la bambina a cui la raccontano questa storia è Biancaneve, si sente lei e forse è anche sano che sia così. Quello che voglio dire è che noi pensiamo e speriamo sempre di essere i protagonisti di tutto, quelli per la cui felicità l'universo intero si muoverà, sacrificando se fosse necessario anche animali selvatici o autostime femminili. Noi speriamo sempre di essere i protagonisti, quando poi nella vita più spesso siamo le comparse, quelle inutili, quelle sacrificabili. E non è pessimismo, è statistica. Almeno per me vale così. Quando mi innamoro di qualcuno che non mi vuole, io non sono Biancaneve. Quando non sono abbastanza, quando non sono adatta, quando non sono quella giusta, quando sono, oddio, cosa, dai, la conosci? Mannaggia, io coi nomi una tragedia. Quando sono l'altra... quando non riesco a dire no e quando ho paura a dire sì, quando mi faccio piacere le cose per forza e quando metto un altro davanti a me. Io sono il cerbiatto, sono la tizia anonima che è uscita con Battisti,
Sono uno dei compagni di Ulisse, che sicuramente non furono fatti per vivere come bruti, ma per morire da stronzi sì, perché a casa c'è tornato solo lui. E a me... E mi piacerebbe tanto, mi piacerebbe proprio tanto essere Biancaneve, che non lo so, magari sta a cena con l'uomo che la ama e che pensa solo a lei. Sicuramente avrai una vita più serena, più facile. Sì, pure più noiosa, è vero. Però, almeno, avrei salvo il cuore. Grazie.